incontro voluto ed organizzato da tempo con le società sportive calabresi FITA. Il presidente federale le ha incontrate a Catanzaro, approfittando della visita poi per parlare anche agli studenti del liceo ad indirizzo sportivo del Fermo. La cosa importante è che peso specifico ha la Calabria nell'asset nazionale della sua disciplina? La Calabria, come tante altre regioni, fa sempre poco rispetto a quello che può fare. Questo è lo stimolo che il presidente federale deve dare. Però c'è un dato di fatto: dalla Calabria sono sempre usciti atleti che hanno rappresentato in modo egregio la squadra nazionale, portando risultati importanti. L'ultimo fra questi è il titolo europeo conquistato proprio qualche mese fa. E io penso che il taekwondo si sposi molto con quello che le caratteristiche, la mentalità e la voglia di emergere da parte dei ragazzi calabresi. E questo non è un caso, perché non è successo solo negli ultimi tempi, ma è stato proprio un fatto storico che atleti della Calabria abbiano rappresentato in modo eccellente la squadra nazionale. La presenza nelle scuole è un fatto episodico o fa parte di una strategia capillare? No, non è un fatto episodico, è un fatto di programmazione che è stato fatto dal Comitato Olimpico e dalla federazione che rappresento sin da qualche anno, perché siamo convinti che lo sport non si fa solo nelle palestre, ma si debba insegnare nelle scuole, perché le persone, soprattutto i docenti, devono recepire quello che è il vero valore dello sport e che facendo sport si diventa degli studenti migliori e dei cittadini migliori. Ecco perché la scuola per eccellenza è il posto dove si ritrovano quotidianamente i giovani, e siccome lo sport interessa i giovani non può essere sottovalutato, perché è una cosa molto seria. Si dice spesso che si gioca, ma lo sport non è gioco. Lo sport è impegno, sacrificio e sicuramente, se vogliamo una popolazione dei cittadini più attenti a quelli che sono i valori, lo sport aiuta tantissimo. Il presidente regionale del Taekwondo spiega, numeri alla mano, i progetti e la presenza delle società sul territorio calabrese. I progetti della FITA Calabria sono molto importanti e ambiziosi. Noi in Calabria contiamo quasi 1500 tesserati, di cui la maggioranza li troviamo anche nella provincia di Catanzaro, in quanto su 31 palestre, su 31 società, Catanzaro ne ospita in tutto 16, quindi con i maggiori numeri. Questo significa che il taekwondo è uno sport che può essere praticato, noi diciamo, dai 4 ai 99 anni. Nelle palestre ci sono atleti addirittura che hanno superato i 60 anni di età, e addirittura abbiamo come input ci sono addirittura dei genitori che, portando gli atleti, i bimbi, a fare taekwondo, si appassionano loro, e a volte capita che siano proprio i genitori che noi diciamo sono drogati di sport, perché il taekwondo è uno sport proprio che aiuta a scaricare le energie negative, aiuta a stare meglio, quindi aiuta a stare meglio in maniera psicofisica, a scaricare lo stress da lavoro, a stare bene, ad allenare i muscoli e quant'altro. Presidente, ha invitato la Calabria, però anche le altre regioni, a fare di più. La prende come una critica o uno stimolo a fare meglio? No, per noi è sempre uno stimolo a fare meglio. Noi siamo un comitato giovane, io sono presidente da un anno, quindi per me è un ulteriore stimolo a dare ancora di più rispetto a quanto fatto finora. Noi stiamo organizzando delle gare molto importanti, la prossima sarà il 14 aprile a Cosenza, dove abbiamo invitato anche società che verranno a trovarci da tutto il sud Italia, verranno dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio. Qualsiasi critica noi la rivolgiamo in maniera positiva, cioè come un invito a fare sempre meglio. Proprio Catanzaro è stata la prima tappa del presidente federale, reduce da un'eccezionale esperienza sociosportiva vissuta alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Un piccolo, grande, grandissimo contributo dello sport italiano alla distensione mondiale. È stata una cosa eccezionale che si è verificata, è nata da un'idea e poi giorno dopo giorno si è concretizzata fino ad ottenere un risultato veramente eccellente, ne ha parlato tutto il mondo. Abbiamo ospitato Casa Italia con sia la delegazione della Corea del Nord che del Sud, mettendolo intorno a un tavolo, come si suol dire, e farli dialogare, e questo è stato grazie alle Olimpiadi, è stato grazie alla disponibilità del Comitato Olimpico che ha sposato questa idea di poterlo realizzare. Quando abbiamo ottenuto l'autorizzazione del Ministero dell'Unificazione da parte delle Coree è stata veramente una sorpresa, è stato l'unico paese che è riuscito a fare questo. Averlo fatto a Casa Italia durante i Giochi Olimpici è stato per noi una grande soddisfazione.
La presenza inedita di un delegato di Sua Santità potrebbe preludere a qualche altro risultato in questo processo virtuoso? Sì, è stata una cosa veramente molto bella. Era la prima volta che un rappresentante del Vaticano veniva invitato come rappresentante ufficiale da parte del CIO ai Giochi Olimpici. Ne abbiamo approfittato invitandolo a Casa Italia durante questo incontro e Monsignor Sanchez, che è il rappresentante dello sport del Vaticano, ha potuto assistere a questa bellissima giornata. Da lì è nata l'idea di poter replicare una situazione simile nel mese di giugno a Roma, presso il Vaticano, grazie al Grand Prix che si svolgerà al Foro Italico, proprio per continuare questo processo di dialogo tra le due Coree grazie allo sport. Siamo tutti impegnati con lo sport a cercare di stemperare le tensioni. Come dice il presidente del CIO, lo sport non porta la pace, ma sicuramente aiuta le persone a dialogare affinché la pace poi si possa affermare.